Ciao Bilancia, benvenuti sul mio YouTube canale di Turnstile Tarot Bike. Vi faccio la lettura per maggio 2023. La lettura generale, se non vi corrisponde questa lettura, per favore non forzate, è una lettura generale. Se volete una lettura privata, trovate tutte le informazioni sul mio info box. Adesso vediamo cosa vi potete aspettarvi per questo maggio 2023. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, datemi un like se vi piace questo video e vediamo. My lofty, mi date per favore. The waiting game è il gioco di tempo. È disruption. Disruption è tipo sentirvi un po' imprigionati. C'è qualcosa qua nel tempo o vi chiede tempo? Siete come intrappolati, o vi date tempo per uscire, o vi date un po'. È come che può essere per alcuni di voi, Bilancia, come dite: ok, so che sono in questa situazione, però mi do tempo. Può anche essere. 16 e 2, un 18 che porta al 9, numerologia, il 9 è il maestro. Il maestro è il filosofico. C'è qualcosa come che vi sta facendo cambiare di mentalità o proprio voi vi state cambiando di persona. Incominciamo. Datemi per favore il corrente. 3 di bastoni. Datemi il focus. 9 di denari. Datemi il passato. L'asso di coppa. The Hierophant, io lo chiamo il guru, il maestro. Ti devi ricordare cosa vi ho detto? Il maestro? Il 9 è grande. Datemi l'ostacolo per la bilancia. Wow, voi. Voi stessi. L'imperatrice, datemi, wow, cosa vi potete aspettare? L'imperatore, c'è l'imperatore e l'imperatrice, mamma mia, oh. Ok, il motivo siete qua è 2 di spade e il 9 di bastoni sotto il mazzo. Vi devo dire subito che c'è qualcosa qua che vi blocca, vi ostacola, o vi ostacolate voi stessi. È come che state aspettando come una prova. Ho il tempo, mi darà ragione. Il tempo sarà a mio favore, ma non per ribellione. Non la vedo così, bilancia. Io la vedo più tipo dai tempo al tempo. Perché col 2 di spade qua mi stai dicendo ancora non sto vedendo quello che vorrei vedere. Vedo ma non vedo, vedo ma non vedo. Per cosa vi potete aspettare? L'imperatore, vi prendete le vostre responsabilità, vi riprendete le vostre azioni, fate grandi cose qua, devo dire. Non so se si tratta di amore, non so se si tratta di un matrimonio, di una relazione, non lo so, però con The Hierophant, con il maestro, può essere anche un contratto, contratto di lavoro, contratto. Ogni contratto ci può, sì, può essere anche un matrimonio, non lo so, ma vediamo. Ma siete esausti qua, è come che non ce la fate più. C'è qualcosa qua che vi blocca. Vediamo, datemi il 2 di spada per la bilancia, per il motivo che la bilancia è qua con noi oggi. 4 di spade, 7 di bastoni e l'imperatrice per la seconda volta. Il 3 di denari sotto il mazzo. Wow. Voi sapete benissimo che c'è qualcosa qua che vi ostacola. Tanto, tanto, tanto. Vi state prendendo tempo per capire cosa vi blocca la vostra persona.
il vostro essere. E dite, in una parte lo vedo, in una parte non lo vedo. Come che mi stai dicendo il bilancio? Devo avere più prove, più conferme. Devo avere le conferme. Adesso può essere che si tratti di lavoro, può essere che si tratta di gruppo, di famiglia, ma non la vedo più come un gruppo. C'è qualcuno qua che interferisce sulla tua persona o sulla tua vita in generale. Dammi il 3 di bastone, l'8 di bastone, il cavaliere di denari e 6 di bastone. Si tratta qua di una situazione che appena che tu parli o metti la cosa in atto, invece di proseguire con velocità, si rallenta. Si rallenta e tu ti chiedi, ma se stava andando in un certo modo, perché in questo momento c'è il freno a mano? Non so, c'è qua un'interferenza qua che ti vuole far credere che il tuo amico, tua amica, un tuo lover, un tuo partner, non lo so, c'è qualcosa qua che dici non mi ritorna, perché appena che apro bocca c'è il freno a mano e non tornano i conti. Dammi il 9 di denari, 8 di denari, la ruota della fortuna e l'asso di denari. E di nuovo il 2 spade. Stai mettendo una cosa nella tua vita molto importante in pratica. O la stai facendo, o la stai creando, o stai quasi per realizzare qualcosa importante che ti porterà o ti porta a tanta indipendenza. Ci sta mettendo anima e cuore, ci sta mettendo anima e cuore. E sei molto come si dice? Focussata? Si dice così quando ci metti molta concentrazione, perché è tipo che sai, questo è quello che voglio fare, quello che voglio intraprendere e nessuno mi mette ostacoli. Ok, e fino a qua ci siamo. Dammi the Hierophant. Per il futuro, 3 di bastoni per la seconda volta, The Lovers e il ragazzo di spade e il 9 di denari per la seconda volta. Stai riflettendo se devi essere aperta, aperto, in certe circostanze, non sai più come ti devi comportare. È come che dici, ok, ci mettiamo questo, no? Questo freno a mano per capire dov'è questo ostacolo. Qualcosa non ti torna sai quando c'è questi dubbi, tipo non può essere che sono io la pazza o sono io il pazzo. Fammi mettere ordine, dammi l'imperatrice per l'ostacolo. Wow. Stai capendo che c'è qua in comunicazione, comunicando, esprimendo? Quando ti vuoi esprimere, c'è qualcosa qua non ti torna per niente. Non mi torna neanche a me. Beh, ti torna, mi torna, però dico chi è questa persona per te allora, Livia Bilancia? Chi è questa persona per te? Perché come che tu mi dici non può essere, è quasi impossibile che è quella persona che sto pensando che mi metta ostacolo. Capito cosa volevo dire? È come che tu mi stai dicendo, è impossibile che quella persona che tu mi stai dicendo è una figura femminile, la vedo più come femminile. Sai quelle persone che ti vogliono far credere, che ti danno quei consigli giusti, so tutto io, credi a me, credi a sta cretina. Mi pare un po' so tutto io. Per questo dice, facciamo chiarezza, c'è qualcosa che non mi torna, perché tu mi stai dicendo, ma può essere veramente quella persona? Ma veramente può essere? Ma c'è una tale. No, c'è.
ho tanta fiducia di questa persona. Ma veramente può essere che questa persona mi sta prendendo in giro o mi vuol far credere di essere amica, amico? Dammi l'imperatore. Oh, wow. Non mi metti più ostacolo. Ho l'ostacolo, ho capito che sei tu. Wow. Metti fine, è qua qualcosa che dice no, adesso ho capito. Qualcosa qua che ti prende responsabilità mi dice no, sei tu l'ostacolo. Sei proprio tu l'ostacolo mio, nella mia vita. Non sono io l'ostacolo, sei tu l'ostacolo. Può essere anche un'amicizia, può essere un collega, non lo so. C'è qualcuno qua che... Ma io credo che in questo momento mi stai sorridendo, credo che veramente mi stai confermando che probabilmente ho ragione. Il cavaliere di denari. Wow. Judgment in italiano è il risveglio, e il 9 di spade. Perché tu mi dici, è impossibile che quando sono pronta o pronto, tutto c'è, questo caos, questo freno, però tu, i miei lofting, i miei consiglieri mi stanno dicendo di dirti: non ti preoccupare, troverai questa situazione che ti ritrovi, troverai la tua verità. Sarà un po' difficile perché è come che non pensavi mai, non potresti mai pensare che quella persona ti metta l'ostacolo nella tua vita. Sarà un po' dura, non voglio dirti che tutto è fiori e fioriranno, tutto bello, bello. La delusione, bilancio mio, c'è, però meglio adesso che mai. Ah, capito? Hai capito. Bilancio, grazie mille di seguirmi, mettimi un like se ti è piaciuto, ci vediamo molto presto, dalla tua Luana, un caro saluto e...